Buon pomeriggio da Trip TV, siamo all'ultimo giorno lavorativo di questa settimana. Domani è 8 dicembre e quindi è anche festa russa, è una festa dell'Immacolata, ma diciamo che è da ieri che si sono aperte le festività natalizie da San Nicola nella Puglia e in anche altre parti d'Italia, nonché all'estero. San Nicolaus, così è chiamato, viene celebrato con l'apertura anche dei pacchi di Natale, perché quella era per tanti la festività il giorno proprio del Natale. Detto questo, per noi invece San Nicolaus ci ha portato ben poca roba. Le solite querelle cittadine, con soprattutto la figura di niente che sta spopolando sul web, sui siti del nostro sindaco Cozzolino e della sua giunta, che hanno fatto sicuramente una brutta figura per quanto riguarda la trasmissione Striscia la Notizia e le case popolari di Civitavecchia, che in quel luogo dove si è visto che casca tutto, pende tutto, ma per loro tutto è nella norma, e soprattutto il sindaco ha dichiarato che entro maggio, e qui sta la presa in giro, entro maggio tutto sarà a posto. Chissà perché maggio, ma ci saranno le elezioni a maggio anche a Civitavecchia, oppure è una data così, tanto per tirare la campata in aria. Scusate, così come quella del 3 dicembre, che l'assessore Ceccarelli ha detto che sarebbero iniziati nuovamente i lavori in via Giordano Bruno. Sono più di 2 anni che c'è una cloaca, era a cielo aperto, adesso l'hanno chiusa. L'acqua che scorre, voi sapete che l'acqua non si ferma, può semplicemente mitigare la sua corsa, ma continua inesorabilmente, goccia dopo goccia, a scorrere. E lì Ceccarelli prese l'impegno di mettere a posto la cosa. L'unica cosa che è stata fatta è mettere la barriera dei New Jersey per tutta la strada e non solo per un pezzo, perché prima la gente passava facendo lo slalom. Ora, se lì è pericoloso passarci, perché sostarci non è pericoloso, visto che la strada è chiusa solo in quel pezzetto? E soprattutto, ma il 3 dicembre di quale secolo, di quale anno, assessore, voleva far iniziare questi lavori? Forse si è sbagliato col 3 maggio, perché a Civitavecchia verrà tutto fatto entro il mese di maggio, che guarda caso ci sono le elezioni. C'è poi lo scandalo delle terme. Consulente della SPA, quella di Viterbo, la Terme dei Papi, e lo stesso poi anche del Comune, sarà una coincidenza? Boh! E poi? Convegno sulla Orte Civitavecchia, la regione sta lì buona, e poi a sinistra ci sono state questo strano apparentamento, per il momento molto, molto separato, dei SEL, gli ex SEL, con Luciani in testa e una parte del Partito Democratico. Tutte e due, c'è cioè la parte del Partito Democratico e Luciani, la parte del partito che vorrebbe Zingaretti segretario, e Luciani concordano nello stesso idea. Il Natale via la festa, ci sarà questo appuntamento alla Stendale, c'è stato. E poi eventi che iniziano da domani in Piazza Calamatta, cioè c'è stato il Natale in Casa Cupiello, che ovviamente sapete è il Natale per eccellenza, e poi ci sarà la Befana il 6 gennaio, il 30 dicembre i bambini a Natale riceveranno a Piazza Calamatta il Babbo Natale, ma stiamo sempre parlando di poca roba. Sicuramente nulla a confronto delle luci d'artista di varie città, compresa la Salerno vicina alla città natia dell'assessore Tantò, e nulla in confronto a quello che si vede in giro, cioè in pratica non si vede nulla, quelle poche cosine che vedete sono fatte ad opera dei commercianti, quindi ad opera dei privati. Questa è la situazione. Oggi, mentre vi stiamo per parlare, c'è il Consiglio Comunale aperto sugli usi civici e per questo motivo noi vi riproponiamo il bellissimo servizio di Vittorio Petrelli che parla appunto di usi civici. Io ve lo ripropongo perché mi sembra il caso che lo sappiate, soprattutto chi è immischiato in qualche compravendita immobiliare e ha questo gravame e non sa neanche da che cosa dipende e che cosa è. Appuntamento a lunedì.
la pagina locale del Messaggero ha pubblicato in prima pagina la notizia secondo cui il valzer degli usi civici è terminato. Quante persone ci hanno fermato a noi del comitato e ci hanno detto: ma allora la questione degli usi civici è risolta? Non è affatto così. È pur vero che se si fosse letto l'articolo, l'articolo riportava e riporta la notizia che l'agraria ha ridotto le aree vincolate da uso civico. Ma questa è una cosa che già sapevamo ed era stata resa pubblica nell'assemblea del 13 settembre. Ci fu un'assemblea pubblica nella quale l'agraria dichiarò appunto questa nuova perimetrazione e lo fece con grande enfasi, lodandosi per questa riduzione, dimenticando che ci ha messo lei e dimenticando che noi cittadini coinvolti da sempre dichiariamo, dopo vari studi e dopo ricerche presso l'Archivio di Stato, che ci sono atti pubblici dai quali si evince che il vincolo di uso civico, sia del tipo del demanio collettivo sia quello del gravame privato, non esiste più sui territori di Civitavecchia. Chi vorrà svincolarsi dovrà fare una causa, che avrà naturalmente un corso molto breve, sulla quale però i cittadini dovranno pagare le spese del proprio legale, le spese del legale della parte avversa, cioè dell'agraria, e poi anche i costi peritali. Quello che invece tra l'altro si omette di dire e che l'agraria non ha mai detto, che in realtà in questa nuova perimetrazione che è stata fatta ci sono stati degli allargamenti, cioè ci sono delle nuove aree. Ecco, qui dietro le mie spalle c'è via Monti Cimini, ma anche via Monti Pulzini, via Monti Reatini, piazzale Capolinario, o anche per esempio via Terme di Traiano fino ai Cappuccini. Io torno a ripetere e vi ricordo che noi cittadini che siamo coinvolti e che da tempo ci battiamo, che abbiamo analizzato e studiato le carte e che abbiamo acceso tra l'altro una causa che è in itinere presso il competente commissario agli usi civici, sosteniamo che gli usi civici non ci sono. Lo dicevamo prima, tant'è vero che poi alcuni sono stati decurtati e avevamo spiegato le motivazioni per cui quella zona non poteva essere dentro il vincolo degli usi civici, e oggi sicuramente le nostre ragioni sono anche su questa area di tenuta delle Mortelle, perché i documenti, o meglio gli atti pubblici che abbiamo trovato all'Archivio di Stato, sono inequivocabili. Quello che allora invitiamo i cittadini a insistere nel firmare la nostra petizione, che potete farlo presso la nuova sede del Comitato, che è in via Nicola Mori, dietro Acque Sapone di Viale Nenni. Continuate a seguirci, perché noi stiamo lottando perché questi usi civici vengano eliminati, come è giusto che sia. Vittorio Petrelli, sempre in prima linea al servizio del cittadino.